terzo attesissimo appuntamento per il campionato italiano e-bike cross che giunge a Carpi per la seconda volta ed in particolare per la terza prova di campionato. Carrellata sui protagonisti e poi andiamo a sentire il coordinatore nazionale Federmoto Gianluca Benoso. Siamo al giro di boa del campionato, il terzo round su 5, qui Carpi 2, devo dire che hanno superato le aspettative queste gare perché hanno riscontrato il piacere di tutti i piloti e quindi siamo molto contenti. Anche le partecipazioni sono state superiori a quello che avevamo preventivato, un bilancio molto positivo. L'obiettivo che avevamo noi era quello di far sì che i piloti si divertissero e diciamo che l'apprezzamento è stato unanime, quindi siamo molto contenti del risultato. Questo e-bike avrà una Coppa del Mondo il 18 ottobre a Boves, una settimana prima che finisce il campionato, quindi niente, lavoriamo per far crescere questa disciplina, quindi abbiamo in programma di incentivare l'attività territoriale che sarà la base della piramide di questa disciplina e poi con juniores. E devo rimarcare anche in questo round la presenza femminile, abbiamo una ragazza, la prima del campionato e quindi la prima della storia, e vogliamo dare importanza e un seguito a questa presenza territoriale che sarà la base della piramide di questa disciplina e poi con juniores. E devo rimarcare anche in questo round la presenza femminile, abbiamo una ragazza, la prima del campionato e quindi la prima della storia, e vogliamo dare importanza e un seguito a questa presenza. Ricordiamo poi i bike enduro Il bike enduro partirà il 23 agosto a Ponte dell'Olio. Siamo molto fiduciosi sul proseguo di questa disciplina. L'urban invece il 25, tra una settimana, andrà di scena a Misano ed è un veicolo promozionale molto efficace. E ora andiamo a sentire i nostri microfoni Attilio Pignotti, vincitore della classe over 50, secondo assoluto anche nella classifica over 35. Con lui andremo a vedere i dettagli tecnici della sua e-bike. Siamo qui alla terza prova del camion italiano e-bike sulla splendida pista di Carpi. Siamo qui per il camion italiano e-bike cross, di cui presento la bici che andiamo ad usare in queste tipologie di gare. È un e-bike con pedalata assistita, e la bici è una full con forcella con escursione da 150 con regolazione sia con i click sia con l'aria. Poi abbiamo la parte posteriore, un ammortizzatore sempre con regolazioni da 140 mm. Poi si usa ancora una rapportatura 12 con monocorona anteriore per avere massimo spazio sulle ripartenze oppure sulle salite ripide, di cui usiamo il cambio molto spesso. La bici è potenziata, quindi abbiamo più spinta per superare queste difficoltà di rampe, salti. E poi abbiamo il telescopico, di cui faccio vedere il funzionamento, che usiamo per affrontare le partenze, per essere più bassi, quindi toccare a terra. E sulla parte anteriore del manubrio abbiamo lato sinistro il pulsante per il telescopico, sul lato destro usiamo il cambio per salire e scendere di rapporti, abbiamo il comando dell'accensione della batteria, di cui possiamo agire sulle potenze della bici turbo oppure medio, come la desideriamo, quindi in base alle difficoltà del terreno possiamo agire sulle mappature della bici e avere la spinta giusta che ci permette di andare forte. Il campionato è molto bello, è combattuto, tanti ospiti, tante persone, piloti importanti, quindi la bici è un buon livello, è divertente, siamo tutti qua per divertirci. Nel terzo round di Carpi e Bike Cross un'altra protagonista è Angela Campanari. Oggi per me è stata la prima esperienza con le bike, la prima esperienza performance, e devo dire che ho avuto bisogno di un po' di tempo per abituarmi, però piano piano mi sto sempre di più divertendo man mano che giro. Prendo un po' il mio passo e è veramente veramente divertente. Ti fa un po' meno fatica e ti diverti un po' di più anche con i salti, le paraboliche, e invito ovviamente tutte le ragazze a provare le bike.
Entriamo ora nel vivo della e-bike Open, ancora protagonista Riccardo Boschi, che vediamo in duello con Andrea Sassoli e poi ricordiamo terzo classificato Romano Vicini. Ecco la gara della e-bike Open con il numero 303, Riccardo Boschi, dominatore indiscusso di questa categoria. Ecco il podio di giornata per i protagonisti della e-bike Open, Riccardo Boschi, Andrea Sassoli e Romano Vicini. E ora il via delle classi under e over 35, uomo da battere come sempre è Roberto Fabbri, mentre vediamo al via grintosissimo Andrea Pignotti che prende il comando. Lo ricordiamo, lui è secondo in classifica di campionato alle spalle di Marco Ribi. Nel frattempo una caduta all'interno del gruppo. Rider che ripartono, Andrea Pignotti prova a tenere il ritmo, tallonato da Fabbri e Ferrari. Un'altra caduta intanto per Davide Burini al debutto in sella alla bike motorizzata Polini, mentre ecco il duello per la Under 35 con Marco Rivi che sferra l'attacco su Andrea Pignotti che non riesce a resistere, mentre davanti è un altro Pignotti, Attilio Pignotti, che sta duellando per la vittoria, mentre in fuga come sempre c'è Roberto Fabbri. Altri duelli intanto al suo inseguimento, vediamo Angela Campanari alle prese con Roy Pieri e Davide Burini, mentre Marco Ribi è ancora in duello con Andrea Pignotti. Immagini ancora per il numero 112, Attilio Pignotti, mentre vince ancora una volta Roberto Fabbri, dominatore del terzo round di Carpi. Ed ecco Angela Campanari che taglia il traguardo, unica lady ma grintosissima. Siamo pronti al via di gara 2. Ecco che scatta benissimo il gruppo, vediamo chi sarà il più veloce, si fa vedere Andrea Ferrari al via, subito attaccato da Roberto Fabbri. Bellissimo duello, mentre vediamo il folto gruppo che inizia ad andare sulle asperità del tracciato di Carpi che è stato ridisegnato per questo round numero 3. Immagini ancora per il duello tutto under 35 tra Marco Rivi e Andrea Pignotti. Attenzione anche a Cristian Comastri, molto veloce nelle fasi iniziali. Ecco intanto Roberto Fabbri che sferra l'attacco su Andrea Ferrari allungando e dando un grosso colpo di pedale e il ritmo che viene imposto dall'atleta di casa Fantic. Mentre dietro ancora duello con Gioele Filippetti, il numero 34, velocissimo protagonista. Attenzione a Filippetti che si è dimostrato veramente veloce. Ecco le immagini per Fabbri nel frattempo. Dietro arriva Gioele Filippetti, come detto rimontante dal gruppo, il campione europeo di supermoto classe S2. Mentre vediamo inquadrato anche Andrea Pignotti che prova a cambiare ritmo ed attaccarsi al duo di testa. Stupisce per la sua velocità Gioele Filippetti. Ed ecco intanto Angela Campanari che vediamo sulle wave, grande ritmo per lei. Intanto entra nel vivo la sfida tra Roberto Fabbri e Gioele Filippetti e vince gara 2 proprio Gioele Filippetti a sorpresa. E intanto andiamo al podio con Angela Campanari, vincitrice della classe Women, e intanto il podio per la Under 35 con Marco Rivi, Gioele Filippetti e Andrea Pignotti in terza posizione. Classe Over 35 con Roberto Fabbri, Attilio Pignotti e Fabrizio Bartolini, mentre andiamo a vedere anche il podio della Under 25. E infine andiamo anche con la Over 50 vinta da Attilio Pignotti. Un grande Attilio Pignotti che si porta a casa la prima posizione davanti a Stefano Dell'Orto. Vince la Over 60 Mario Ciani e in seconda posizione Enrico Giorgiutti.
Per ora, ma solo per ora è tutto. Guardiamo le immagini in slow motion di questo terzo round della e-bike e ci prepariamo insieme a Federazione Motociclistica Italiana al prossimo round di Bovolenta.